così ti vedo. Va bene, buongiorno a tutti. Ciao ragazzi. Ma non sono abituata a parlare a una scuola, sono più abituata, so cosa vuol dire sedersi da quella parte, ma non sono abituata a sedermi da questa parte. Per cui se quello che dico non vi interessa oppure vorreste sapere qualcosa d'altro, alzate la mano e fate le domande o i commenti che volete fare. E loro sono, voi siete di terza media, giusto? Puoi già cominciare? No, salutato me, no. Ok. Allora, io mi chiamo adesso Suor Benedetta, che è il nome che ho preso quando ho fatto i voti come religiosa nella congregazione di Madre Teresa di Calcutta. Al momento vivo in Armenia, che non so se sapete dov'è. Prima di andarci io non avevo nessuna idea di dove fosse questo posto, perché l'Armenia è un posto, è una nazione abbastanza piccola, grande più o meno come la Lombardia e il Veneto messi insieme. E non è molto conosciuta, ma è un paese che ha dato parecchie persone importanti al mondo intero, perché gli armeni sono stati tanto perseguitati, molti li hanno combattuti e li hanno cacciati via dal loro paese, per cui sono un po' dappertutto nel mondo e hanno dato artisti, cantanti, attori, come si dice, businessmen, come si dice, sì, businessmen, capite cosa vuol dire, insomma, tante imprese hanno creato nel mondo. E adesso quelli che sono rimasti nella loro nazione in Armenia sono invece quelli che non hanno potuto scappare o andare via dal loro paese. Per cui gente più normale e anche più povera di quelli che sono riusciti ad andarsene. Comunque io non sono nata in Armenia, sono nata qua vicino a Olgiate Comasco e ho vissuto lì per 28 anni. Ma durante la mia vita, quando avevo più o meno la vostra età, ho cominciato a pensare che sì, io ero stata fortunata, avevo una famiglia bella, studiavo, andavo bene a scuola, e avevo tutto quello che mi serviva. Ma quando sentivo al telegiornale, per esempio, oppure quando si parlava a volte di persone che non avevano da mangiare o non potevano andare a scuola, oppure ragazzi o bambini che non avevano una famiglia, mi sentivo qualcosa dentro, come, ma cosa posso fare per loro, no? Sentivo sicuramente che da sola non potevo fare niente, per di più io ero una ragazzina abbastanza timida, per cui non è quando vedevo qualcuno per la strada mendicare non avevo il coraggio di andare vicino o di parlargli, no, assolutamente no. Però avevo dentro come questo desiderio di fare qualcosa, di riuscire a raggiungere in qualche modo, non tanto aiutare fisicamente, ma di raggiungere in qualche modo il cuore di queste persone che avevano bisogno oppure che semplicemente erano diverse da me. Questo desiderio è cresciuto sempre dentro di me e per un certo periodo pensavo di farmi suora, per andare in missione in Africa o in India, cose così. Poi invece, crescendo ancora di più, pensi che possa parlare della mia storia. Certo. Sì, mi capiscono, no? Sì. Allora, crescendo un po' di più, quando sono arrivata sui 18-19 anni, ho pensato invece a sposarmi e dicevo, ma magari con mio marito vado come missionaria in Africa o in India. E l'occasione c'è stata anche, mi sono poi fidanzata, e il mio fidanzato condivideva molto le mie idee, il mio desiderio anche di spendere la nostra vita anche per gli altri. Però poi a un certo punto abbiamo scoperto insieme, grazie anche al nostro desiderio di ascoltare quello che Gesù ci diceva e di servire anche e soprattutto attraverso, io credo, l'intervento di Maria, della Madonna, la Madre di Dio, abbiamo scoperto che invece le nostre strade ci portavano in posti diversi. Il mio fidanzato è diventato sacerdote e io ho deciso di seguire la mia vocazione di consacrazione al Signore completa. Io ho conosciuto questa congregazione di Madre Teresa quando ero bambina leggendo un
una rivista, un giornaletto per bambini, e mi aveva colpito molto che queste suore non avevano niente, la loro povertà assoluta. E dicevo, ma se davvero divento suora voglio andare lì. Mi piaceva proprio di vivere solo di quello che è essenziale, solo delle cose che veramente servono per sopravvivere e basta, e di dar via tutto quello che non serve, il superfluo. E di fatto poi quando sono cresciuta, quando di nuovo mi è venuta questo desiderio di offrire la mia vita a Dio, ho chiesto di poter conoscere le suore di Madre Teresa e di poter condividere la loro vita. Ho cominciato andando a Milano, dove hanno una casa per le persone di strada, e lì ho fatto 2 anni di volontariato. Poi finalmente ho capito che era proprio... Quando entravo lì dalle suore a Milano io mi sentivo felicissima, contentissima. Passavo 2 ore magari a servire ai tavoli o a lavare i piatti, ma per me era la cosa più grande che avessi potuto fare. Per cui ho capito che lì era la mia vita e quello che mi avrebbe soddisfatto. E sono entrata nella congregazione quando avevo 28 anni, dopo aver finito gli studi di medicina. E sono stata in missione prima in Libano, poi in Giordania, poi un po' in tutti, non so se sapete, i paesi del Medio Oriente. Ne avete sentito parlare sicuramente, perché sono i posti dove ci sono sempre guerre, no? In Palestina, in Israele, in Giordania, in Libano, in Siria, in Yemen, Iraq, questi posti. E adesso da 9 anni sono in Armenia. È un paese un po' più tranquillo, ma non troppo, anche lì abbiamo parecchi problemi, parecchi. Un anno e mezzo fa c'è stata una guerra terribile che è durata solo 40 giorni, ma che ha provocato parecchie, parecchie vittime, soprattutto tra i giovani che combattevano. Non so cosa dirvi. La mia vita è molto semplice, a dire il vero, e mi sento un po' imbarazzata a star qui a parlare di quello che faccio, perché per me è un po' la vita semplice e normale che fanno tutti, no? Solo che io ho una missione e un lavoro forse diverso da quello che i vostri insegnanti fanno e da quello che voi fate con i vostri studi, no? Ma noi ci occupiamo lì in Armenia, abbiamo una casa per persone adulti, non bambini, adulti disabili, sia malati di mente che fisicamente handicappati, o sono in carrozzina o magari hanno le braccia o le gambe un po' storte. E sono lì da noi da 34 anni, da quando abbiamo aperto quella casa. Per cui prima cosa ci occupiamo di questa gente, abbiamo 24 persone nella nostra casa che aiutiamo in tutto quello di cui hanno bisogno. Però anche loro ci aiutano, perché quelli che possono fare qualcosa aiutano in casa, aiutano a fare le pulizie, a lavare, a stendere i panni, a raccogliere la spazzatura e portarla fuori, lavorano nel giardino. Per cui è un bel ambiente, come una famiglia, non è un istituto dove buttano là i pazienti e li abbandonano. No? È proprio, hanno creato tra di loro una relazione molto bella di amicizia, di sostegno, come se fossero fratelli e sorelle. E poi abbiamo attorno a noi più di 200-250 famiglie che invece vivono in grande povertà. Quella zona lì dove sono io adesso è stata colpita dal terremoto 34 anni fa, per cui tutte le loro case sono state distrutte, hanno perso tutto quello che avevano, il lavoro, i figli, i mariti. È stato un terremoto veramente disastroso. E purtroppo le loro case non sono state ricostruite, vivono ancora in baracche, molti non hanno lavoro, molti bambini sono in giro per la strada dalla mattina alla sera e a volte anche la notte. Ci sono parecchi che rubano, ammazzano, insomma non è una situazione facile. E noi cerchiamo di aiutare nel miglior modo possibile, raccogliamo i bambini, gli insegniamo il catechismo, gli diamo un po' da mangiare,
diamo il pacco del cibo tutti i mesi alle famiglie, cerchiamo di aiutare le donne a trovarsi un lavoro, sì, cose così, e insegniamo loro a cercare di vivere una vita un pochettino più dignitosa, le aiutiamo a riparare le case quando proprio piove dentro, compriamo per loro le stufe a legna, quando tagliamo gli alberi diamo a loro la legna, e li aiutiamo soprattutto anche a comprare le medicine, a fare le visite mediche, a farle ricoverare in ospedale. E quello lì è il lavoro che ci prende molto. Non so, bravo. Ma i soldi arrivano da donazioni. Cosa hai chiesto? Se i soldi arrivano da la provvidenza è... Sì, infatti, noi non prendiamo soldi per il lavoro che facciamo, mai. Per cui viviamo delle donazioni, sì, di quello che la gente spontaneamente offre, ci offre, sì. Se posso farci una domanda, la cosa che mi aveva colpito tantissimo all'inizio, quando eri entrata, che eravate a Roma, e ci raccontavi che... di questa vivere della provvidenza, no? E che quindi se arrivava, mi ricordo che la prima volta che eri tornata, che eri anche ingrassata, perché dicevi sì, perché ci hanno donato tutta un sacco di patate, un sacco di pancetta, mi ricordo questa cosa qua, e quindi abbiamo mangiato solo questo, cioè quello che arriva, come dire, vivete di quello davvero che arriva, ma anche, no? Sì. Questa cosa mi aveva colpito tantissimo, perché abituati a immaginare un modo diverso proprio di gestire anche i soldi, quello che si ha, no? Questa domanda è interessante. Infatti c'è una cosa bella che Madre Teresa diceva riguardo al digiuno, non so se voi avete parlato sicuramente del digiuno in Quaresima. No, no, sì, poco, perché sì. Paola digiuna poco, lo so. Digiuno, sapete cosa vuol dire digiunare, no? Non mangiare per fare un piccolo sacrificio da offrire al Signore. E allora, Madre Teresa diceva, il nostro digiuno non è non mangiare, ma è mangiare quello che il Signore provvede per noi. Per cui ci è capitato una volta, quando io ero a Roma, novizia, abbiamo fatto come fioretto per la Quaresima di non mangiare dolci per tutta la Quaresima. Però poi l'esercito italiano ci ha portato non so quanti scatoloni di biscotti che erano scaduti, per cui dovevamo finirli in fretta, allora abbiamo cominciato a mangiare i biscotti. E poi una sera all'improvviso alle 8:30 di sera suona la campana e pensavamo chissà cosa è successo, la polizia aveva sequestrato un camion di gelato. E siccome noi non avevamo il freezer per metterlo via, abbiamo dovuto venire a mangiare il gelato alle 8:30 di sera per finirlo. Così, per dire la provvidenza, no? Ma anche delle cose molto più spicciole che il Signore ci fa vedere quanto si cura di noi, no? Noi abbiamo una suora che è stata operata, ha problemi molto grossi, non riesce a mangiare molto, solo un po' di brodini e però mangia il cioccolato e il cioccolato le dà un po' di energia. Adesso ci è capitato che in casa non avevamo più cioccolato, era rimasto solo un cioccolatino di quelli della marca Merci. Non so se vedete le sette. Sì, no, Merci. E allora lei ha preso questo cioccolatino e l'ha messo vicino alla statua di San Giuseppe. Voi credete o non credete, il giorno dopo una signora è venuta e ci ha portato una scatola enorme dello stesso tipo di cioccolato. Merci. Per cui noi sappiamo che se ci affidiamo al Signore e davvero continuiamo a essere fedeli a questo lavoro senza pagamento, senza voler essere ricompensati, il Signore provvede per noi. Se noi dovessimo a un certo punto cominciare a prendere soldi per quello che facciamo, o cominciare a chiedere soldi ai poveri, almeno anche 10 centesimi, io sono sicura che il Signore ci abbandonerebbe. Invece, se noi rimaniamo fedeli, Lui provvede quello che ci serve sempre, sempre. Grazie.
anche adesso in Ucraina, ho sentito, mi dicevano che le nostre suore che sono a Kiev hanno una casa dove hanno anche gente ammalata, non sono solo le suore. E all'inizio della guerra ci hanno detto che avevano in casa solo un sacco di grano, di frumento. E hanno detto quando quello lì è finito non abbiamo più niente da mangiare. 2 o 3 giorni dopo le abbiamo sentite e ci hanno detto ma adesso c'è uno che ci porta sempre il pane tutti i giorni. E dopo 2 o 3 giorni di nuovo, non so quale organizzazione, ha scoperto che ci sono e gli portano tutti i giorni tutto quello che serve. Per cui il Signore non abbandona. Perché loro hanno scelto di rimanere lì con la gente che servivano. Oltre ai soldi, qualche altra domanda? Sì. C'è stato magari un periodo di crisi grave in America, ha vissuto questo anno. Il periodo di crisi grave è stato, come dicevo, della guerra che c'è stato 1 anno e mezzo fa. Noi non è che bombardavano vicino a noi, però in quasi tutte le famiglie che noi conosciamo, o c'era il marito, o c'era il fratello, o c'era il figlio, o gli amici che erano andati in guerra e che poi venivano uccisi oppure tornavano a casa mutilati. Per esempio, uno dei nostri vicini di casa ci ha raccontato che erano in 24 giovani di leva, militari di leva, nel suo battaglione. È caduta una bomba nel mezzo del loro gruppo e sono morti tutti. Solo lui è sopravvissuto, ma è diventato cieco. Oltre a tanti altri problemi, aveva schegge su tutto il corpo. Perché quello è stato proprio un periodo difficile. Non facevamo in tempo a seppellire i morti, non sapevamo da chi andare per consolare, perché tutte le famiglie avevano bisogno di questa consolazione. E poi è stato difficile anche dal punto di... non si trovava lo zucchero, non si trovava il riso, non si trovava l'olio, perché tutte le scorte erano state mandate al confine per dar da mangiare ai soldati. Per cui è stato un periodo un po' difficile quello. E di crisi anche perché dici ma perché? No? Hanno combattuto 40 giorni e alla fine non hanno ottenuto niente, assolutamente niente, né da una parte né dall'altra. Solo i loro morti da seppellire. E quello è stato, e hanno distrutto parecchie cose. Quello è stato un periodo. Mi chiedevi di crisi proprio del paese in Armenia, no? Quello è stato. Per il Covid non abbiamo sentito tanto, forse un po' all'inizio, perché la gente non poteva uscire di casa per andare a lavorare, per cui le famiglie che aiutiamo noi, se non lavorano, lavorano più che altro a giornata, lavorano per un giorno e poi la sera comprano da mangiare per i loro figli e più di quello non possono fare, per cui quando non potevano uscire di casa è stato davvero molto difficile per loro. Però da noi il lockdown è durato un mese e mezzo, non di più. Poi dopo hanno dovuto ricominciare a lavorare, se no morivano di fame. È stato... Altri dimmi. Buongiorno madre. Della seconda via avremo una domanda. Il nostro Luca avrebbe una domanda per lei. Va bene. Buongiorno. Buongiorno carissima. Volevo solo chiedere a chi ha senso di dirsi in suora. Non abbiamo capito. Dov'è? Fatti vedere. Magari siedi. A che età ho deciso di farmi suora? A che età? Sì. Sì, bene. Allora. Volevo chiedere a che età hai deciso di farti suora. Sì.
Beh, diciamo, non lo so a che età ho deciso di farmi suora, a dire il vero, perché mi ricordo che quando ero piccola io avevo sempre dentro al cuore questo desiderio di dare la mia vita al Signore. Però, come dicevo prima nella mia storia, ho rideciso dopo, a 24 anni. Sì. Buongiorno, c'è una domanda anche dalla prima, da parte della prima. Prego. Prego. La poniamo sulle saltarie. Come si svolge la sua giornata? Bella domanda. Allora, noi ci alziamo alla mattina alle 5:20 e cominciamo alle 5 a pregare, preghiamo un'ora, poi dopo alle 6 facciamo colazione, poi facciamo un po' di mestieri in casa, pulizie, laviamo i panni, poi abbiamo la messa alle 8. Dopo la messa cominciamo nel nostro lavoro. Abbiamo due suore che lavorano con i nostri, con le persone che vivono con noi, con queste persone disabili e handicappate. Abbiamo quattro suore che invece escono a visitare le famiglie. Due di loro vanno fuori con la macchina nei posti più lontani e due invece, abbiamo due suore un po' anziane che escono e visitano solo le famiglie, i nostri vicini di casa. Quando andiamo nelle famiglie chiediamo come vanno, di cosa hanno bisogno e cerchiamo di sostenerli un po' in tutto. 3-4 volte alla settimana abbiamo anche gruppi di preghiera, abbiamo la Legio Marie, abbiamo i gruppi di catechismo. Poi a mezzogiorno ritorniamo a casa, preghiamo ancora e poi mangiamo. Dopo pranzo riposiamo una mezz'ora, 40 minuti. Poi abbiamo un po' di studio, di lettura spirituale e poi ricominciamo il nostro lavoro dovunque sia. E alle 6 abbiamo tutti i giorni un'ora di adorazione, dalle 6 alle 7. Poi preghiamo i vespri ancora, per cui un'ora e mezza di preghiera, fino alle 7:30 abbiamo la cena. Dopo cena ci ritroviamo un po' insieme a rilassarsi, a ricrearsi, contarla su, insomma, per una mezz'oretta. E poi alle 9 preghiamo e poi andiamo a dormire. Quando voleva farsi suora, i suoi genitori l'hanno appoggiata in questa decisione? Non tantissimo, no. Ripeto la domanda per quelli che mi stanno seguendo. Mi ha chiesto se quando ho deciso di farmi suora i miei genitori hanno appoggiato la mia decisione. Devo dire, non l'hanno appoggiata nel senso che non erano contenti, però da un certo punto di vista se l'aspettavano. Perché, vabbè, mia mamma ha sempre sognato che io mi sposassi, che le dessi dei nipotini, che stessi a casa a curarla e a stare con lei. Ma mio papà, pur avendo pianto quando gliel'ho detto, mi ha detto, ma io me l'aspettavo già, lo sapevo, perché vedevo che, da che strada stavi andando, no? Però poi quando hanno visto quello che facevo, hanno visto che io ero contenta, hanno visto la mia missione, poi pian piano si sono hanno accettato e sono contenti. Mio papà è già morto, ma mia mamma è contenta adesso. Ma mio papà mi hanno detto che era molto fiero di quello che stava. Tutti i suoi amici mi dicevano, Non si sa da che discorso si comincia, ma alla fine viene sempre fuori il discorso su di te, quello che stai facendo. Per cui alla fine era molto contento e fiero di me. Sì. Ci sono tante mani alzate in questi, non so. Ecco, c'è anche un'altra domanda qui, da un altro Luca, sempre della seconda B. Sì. Scusi, ma in Ucraina le altre suore che si trovavano in Ucraina hanno avuto dei problemi di recente per colpa dei bombardamenti? Sì, è quello che stavo dicendo prima, che il problema più grosso che avevano è che non riuscivano a trovare da mangiare, ma poi quello il Signore l'ha superato.
Adesso non so di preciso se la casa è stata colpita dai bombardamenti, però il messaggio, perché purtroppo tutti i telefoni sono controllati, per cui non si riesce a comunicare direttamente, ma attraverso WhatsApp ci mandiamo ogni tanto dei messaggini e la risposta che ricevo sempre è: stiamo bene, stanno tutte bene e basta. Per cui più di quello non posso dirti. Di sopra c'è qualcuno. Sì. Buongiorno. Ciao. Ma buongiorno, come fa lei ad andare avanti nonostante la sofferenza che prova? Che provo io o che provano gli altri? No, no, che prova lei. Che provo io. Ma sai, si può essere felici anche nella sofferenza. Io quando vedo qualcuno che soffre, naturalmente soffro con lui o con lei, no, non sono indifferente. Però quando vedo qualcuno che sta male, non devo fermarmi alla sofferenza che sento per quella persona. Devo andargli incontro e cercare di aiutare quella persona, di togliergli almeno una parte della sofferenza, condividendola se non posso fare nient'altro, magari tenendogli la mano, dandogli un sorriso. E come faccio ad andare avanti anche se lavoro, a volte mi prende, mi affatica. Una cosa che non faccio fatica a fare è dormire. Come tocco il letto dormo subito, perché si fa fatica naturalmente a aiutare gli altri, però è la gioia di sapere che non siamo da soli quando facciamo questo lavoro. È Gesù che lo fa attraverso di noi ed è a Gesù che noi lo facciamo questo lavoro. Sai, Madre Teresa diceva sempre, quotava sempre Gesù che ha detto nel Vangelo: ogni volta che darete da mangiare, darete da bere, darete dei vestiti, visiterete gli ammalati, lo avete fatto a me, a Gesù. Per cui quello che ci dà la forza è la preghiera. Secondo, il sapere che noi incontriamo Gesù nelle persone che serviamo. E terzo, anche la speranza che abbiamo è che quella persona lì a cui noi diamo il nostro povero servizio riceva e sperimenti qualcosa anche dell'amore che Dio ha per loro. Grazie. Bene. Ti sento. No. Puoi ripeterla? Ho avuto un momento. Allora, Beatrice chiedeva se ci sono stati momenti in cui ha dubitato di Dio. Momenti in cui ho dubitato di Dio? No, momenti in cui ho dubitato di Dio no, ma ci sono stati dei momenti in cui mi sono arrabbiata con Dio, quello sì. Non lo so, sì, sono stati dei momenti in cui gli ho chiesto: ma perché hai fatto questo? Perché non permetti questa cosa? Perché mi tieni ancora qui? Io sono stanca di questo lavoro. A volte sì, mi arrabbio, però poi lui mi risponde e mi fa calmare. Ma dubitato di Dio no, non credo. È una grazia che mi ha accompagnato per tutta la mia vita. Perché Dio non vuole il nostro male, noi ci dimentichiamo spesso di questo. E noi abbiamo la tendenza di attribuire a Dio tutto quello che succede. Che ne so, muore un figlio e sì, è la volontà di Dio, ma non è vero. Scoppia una guerra, è la volontà di Dio. Non si può dire questo, Dio non vuole la guerra, Dio non vuole la morte, Dio non vuole la malattia. Ma è il nostro
il nostro peccato e il nostro rifiutare l'amore di Dio che ha portato nel mondo la malattia e il male. Dio non la voleva, ma Dio ci vuole così bene che ci lascia liberi. Se Dio volesse, con uno schiocchio di dito, potrebbe distruggere il mondo intero e far finire tutta la sofferenza e tutte le guerre, ma non lo fa perché ci vuole bene, vuole che siamo noi a trovare il modo di raggiungerlo e di vivere insieme come fratelli e sorelle. E lui ci ha dato la libertà, lui ci ha dato la volontà, lui ci ha dato la capacità di fare il bene oltre a fare il male, ma se noi scegliamo di fare il male, non può fare niente lui. E purtroppo le conseguenze sono disastrose, ma lui ce l'ha detto, guarda, se vi comporterete secondo quello che vi dico io, avrete la gioia nella vita. Se invece vi comporterete il contrario, allora siete nelle vostre mani e troverete la sventura. È vero che ci sono bambini innocenti che soffrono senza aver nessuna colpa, però la colpa è di chi li fa soffrire, non è di Dio. Anzi, Dio ha sofferto per noi. Per cui quando guardi Gesù in croce è molto difficile di dubitare dell'amore di Dio. Però Dio è contento quando noi gli chiediamo, gli facciamo domande, eh? E anche quando ci arrabbiamo un po', è contento, perché poi può risponderci e ci può aiutare. Non si arrabbia quando noi... Buongiorno. Io volevo chiedere, secondo lei, a noi, che ispirazione ci può dare Maria Teresa? Cosa? Che? Lezione? Sì, lei chiede qual è l'insegnamento più grande che può lasciare a ragazzi come loro Madre Teresa, l'esempio di Madre Teresa. Io credo che l'insegnamento più grande che Madre Teresa può dare a voi, a me e a tutto il mondo anche, sia quello di non perdere mai la speranza, che non esiste nessuna situazione, per quanto difficile, per quanto povera, per quanto complicata, cattiva anche nel mondo, che non possa essere cambiata dalla fede in Dio. E questo era il messaggio che Madre Teresa voleva portare. Per questo che Madre Teresa ha scelto di servire non solo i poveri, ma i più poveri tra i poveri, i più disperati tra i disperati, i più peccatori tra i peccatori. No? Proprio per dare questo messaggio a tutti noi, che non c'è niente che ci può davvero schiacciare ed è finita lì. Da qualunque caduta, da qualunque male, da qualunque debolezza possiamo sempre rialzarci, naturalmente non da soli con le nostre forze, ma con la forza di Dio possiamo sempre ricominciare da capo. Io penso che questo sia il messaggio che Madre Teresa potrebbe dare a dei giovani che cominciano adesso la loro vita, no? Che non scoraggiarsi mai, c'è sempre un'altra possibilità, Gesù ci dà sempre un'altra possibilità per ricominciare. Buongiorno. Buongiorno. Solo buongiorno voleva dire. No. Buongiorno. Buongiorno. Vuoi fare una domanda? Sì. Mi chiamo Luca e... Anche tu. Devo chiederle
se magari in qualche episodio dove lei si sentiva in difficoltà, la fede in Dio l'ha aiutata. E tutti i giorni. Vediamo cosa si può fare. Diciamo, forse il momento in cui ho sperimentato di più è stato quando una volta mi trovavo in Libano e gli aerei israeliani avevano bombardato tutte le strade, hanno bombardato l'aeroporto, tutti i ponti principali che portavano fuori dal Libano, per cui eravamo bloccati dentro al paese. E non, io avevo raccolto 20 suore che erano venuti per pregare in Libano e che poi dovevano ritornare nei paesi dove svolgevano la loro missione. E non c'era via d'uscita, erano bloccati lì dentro. E allora a un certo punto ho pregato, ho detto: Signore, qua ci devi aiutare tu. Ed ero completamente sicura che il Signore ci avrebbe aiutato. Il giorno dopo è venuta a casa nostra una signora povera che noi aiutavamo, ogni tanto le davamo qualche vestito da mangiare o cose così. E stava parlando con la superiora della casa e questa signora ha detto: cosa c'è? Aveva visto che la superiora era un po' preoccupata. E allora le ha chiesto cosa c'è, le ha detto: ma prega per noi perché ho qua 20 suore che devono ritornare nei loro paesi, ma non possono muoversi perché l'aeroporto è bloccato, i confini sono chiusi, le strade sono state distrutte. E questa signora le ha risposto: ma perché ti preoccupi? Mio cognato è maresciallo della polizia di frontiera, no? E ti accompagna lui alla frontiera. È stato davvero una cosa incredibile, perché non sembrava irrisolvibile quel problema lì. E invece questo signore tutti i giorni andava avanti e indietro da lì dove eravamo, da questo paesino di montagna fino alla frontiera con la Siria, e ogni giorno prendeva in macchina 3-4 suore. Nel giro di una settimana erano partite tutte, poi dalla Siria hanno preso l'aereo per tornare nelle loro missioni, no? E poi... invece per me, io volevo andare, mi trovavo sulle montagne del Libano e volevo andare a trovare le altre suore che erano a Beirut. E una nostra amica mi ha detto: ma guarda che è impossibile, perché sicuramente se vai non sarai più capace di tornare indietro. E io ho risposto: ma il Signore vuole che io vada, e se aspetto ancora un po' magari non riuscirò più ad andare. E ho deciso di partire, ho preso il pullman e sono andata a Beirut e sono riuscita ad andare, rimanere lì una settimana con loro e poi anche a ritornare indietro. Per cui bisogna fidarsi del Signore. Non dico di buttarsi giù dal quarto piano pensando che Lui ti proteggerà, no. Ma quando sappiamo che il Signore vuole qualcosa, dobbiamo farla, anche se ci sembra impossibile, perché poi Lui aiuta e risolve tutti i problemi. Buongiorno. Volevamo sapere cosa simboleggia il vostro vestito. Ah, benissimo. Allora, questo vestito è stato scelto da Madre Teresa perché è il vestito delle donne povere in India. Quando se andiamo a Calcutta vediamo che molte delle donne povere indossano questo sari che abbiamo addosso noi, un sari bianco con due strisce blu. Madre Teresa, per distinguerci, ne ha messe 3 di strisce blu, perché almeno ci possono riconoscere. Però il simbolo è il bianco, simboleggia la Madonna, la purezza. La purezza, il blu simboleggia la Madonna e l'umiltà, e le 3 strisce sono il simbolo della Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo. Grazie.
Buongiorno, volevamo sapere che emozioni ha provato con la guerra e con la sofferenza. L'ho già spiegato un pochino, ma emozioni vuol dire che la prima emozione è di dolore, sicuramente. Di dolore perché nessuna guerra risolve niente, non può risolvere problemi del mondo la guerra. E poi anche per il dolore che gli altri provano vedendo le persone che soffrono, se siamo appena appena un pochettino umani sentiamo lo stesso dolore per loro, no? E poi il sentimento più grosso che uno sente, specialmente in questo periodo, quando sento, di solito noi non guardiamo la televisione, per cui non è che più di quello non so cosa succede nel mondo, però adesso che sono a casa mia guardiamo il telegiornale tutti i giorni, quando sento tutti i commenti che la gente fa e le decisioni che vengono prese, mi sento addosso un sentimento grandissimo di impotenza, no? Non posso fare niente, come se vorrei fare qualcosa, ma non ho la forza né la possibilità, non sono un diplomatico, non sono il presidente della Russia, neanche il presidente dell'Ucraina, neanche il primo ministro italiano, per dire. E allora senti, ma vorrei fare, ma non posso fare niente. Per cui quella è di solito anche con le persone che noi curiamo, sono di solito persone che sono malate, come dire, incurabili, no? Sicuramente non saranno guarite dalla loro malattia. E allora la prima emozione è questo: sono impotente davanti a questa situazione, non posso fare niente. Però poi il secondo passo è: quando tu non puoi fare, allora chiedi a qualcuno che invece può fare. E allora il secondo passo è di rivolgermi a Dio, alla Madonna, a quelli che possono aiutare, che possono fare qualcosa. C'è una storiellina che forse può aiutare, non so. C'era papà e suo figlio di 10 anni e avevano una stufa legna in casa. Allora il papà dice al bambino, vai a raccogliere un po' di legna nella foresta per accendere la stufa. Allora questo bambino è uscito di casa, è andato nella foresta, ha raccolto tantissima legna, l'ha raccolta tutta su un mucchio, no? E poi l'ha legata per portarla a casa. Ma quando ha cominciato a spingere o a prendere in mano la legna, non riusciva più né a caricarsela sulle spalle, né a tirarla, né a spingerla, ed era lì tutto trafelato che cercava. E allora ha chiamato il papà e gli ha detto: ma papà, non riesco a portarla a casa tutta questa legna. E il papà gli ha risposto: ma sei sicuro che hai usato tutta la forza che hai a disposizione? E lui ha riprovato di nuovo, spinge, non ci riusciva. Papà, non riesco proprio a spingere. Ma sei sicuro? Hai usato tutte le possibilità che hai a disposizione? Alla fine il bambino ha detto: sì, sì, papà, ho usato proprio tutte le possibilità, tutta la mia forza, tutta la mia energia. E il papà gli ha detto: una possibilità non l'hai usata. Non mi hai chiesto di aiutarti. Capito? Per cui è quello che Dio ci dice: tu non mi chiedi di aiutarti, e allora come faccio, no? Ma quando noi ci sentiamo impotenti, che non possiamo fare qualcosa, dobbiamo chiedere, dobbiamo soltanto chiedere a chi può farlo. Grazie. Buongiorno. Stiamo smettendo già le classi. Sì, perché avete l'intervallo adesso. Non voglio portarmi via l'intervallo. Buongiorno. Buongiorno, chi è? Seconda. Volevo chiederle, ma quando è diventata suora, ha mai avuto dei ripensamenti come se è veramente quello che voleva fare in tutta la sua vita? Grazie.
No, quando sono diventata, di essere diventata suora, no, perché come avevo detto prima, avevo già avuto ripensamenti prima, no, che mi stavo preparando per sposarmi e poi invece ho riscoperto la mia vocazione. Per cui per il fatto di essere suora, no. Però c'è stato un periodo in cui ho avuto, non so, un momento di... non lo chiamerei neanche di crisi, ma di dubbio se dovessi continuare a essere in questa congregazione di suore, che sono le suore di Madre Teresa, oppure di scegliere un'altra strada, un'altra possibilità, ma sempre come suora, quello sì. Poi però pian piano pregando il Signore mi ha fatto capire che questa è la mia strada e sono contentissima adesso di essere rimasta. Buongiorno. Avrei una domanda. Ma non ha mai ripensato di andare via dall'Armenia? Grazie. Cosa? Di andare via dall'Armenia. Di andare via dall'Armenia. A volte sì, lo penso, che ormai sono 9 anni, mi potrebbero anche cambiare. Però non mi cambiano, mi lasciano lì. Allora. Perché c'è un'obbedienza. Perché noi facciamo una promessa che si chiama il voto di obbedienza, che vuol dire... obbedirò a tutto quello che i miei superiori e le mie superiori mi diranno, e sono convinta che facendo quello faccio quello che Dio vuole da me. Dimmi. Andando più avanti, con gli anni, la questione che diventando suore non si può, cioè non si può avere un matrimonio, ci sarà? Perché poi oltre ad essere suore, cioè avere avere un marito. Stringe un po' l'idea che uno si consacri così. No, sai, nessuno è obbligato a diventare suora o prete, no? È il Signore che chiama e noi scegliamo di ascoltarlo. Per cui l'ho scelto io. L'ho scelto io di rinunciare alla vita del matrimonio, di non avere figli miei, no? E io non credo di non essermi realizzata nella mia vita, anche da questo punto di vista, no? Dell'essere una madre, perché io dico sempre, se fossi stata sposata avrei avuto, fai tanti figli, 7-8 figli, ma non credo di più, ma con la mia missione ho avuto centinaia, migliaia di figli che ho curato e di cui mi sono presa cura, no? Non rinunciamo all'amore materno, non rinunciamo all'essere donne, è solo il viverlo in un modo diverso. Per cui se uno si sente di sposarsi, ma che si sposi, non c'è bisogno che diventi suora. No, nella sua vita ha mai sentito che ha vissuto le tempi fatte nel mondo che le ha lasciato votare sulla coscienza, anche se non è stata a farlo, credo che sì. In generale. Non ho capito bene la domanda, scusa. Nel senso, se mi è accaduto un fatto che... Che ti pesa sulla coscienza. Che dopo lei ha sentito pesantemente il dato psicologico, che si vedeva prendere un qualcosa di forte, nel senso di... Sì. Qualcosa che ha influito sulla sua coscienza. Influito in che senso sulla mia coscienza? Negativamente. Sì, sì, purtroppo sì. Devo dire che purtroppo quando ero all'inizio della mia missione in Libano io mi prendevo cura dei bambini. E non riuscivo a curarli con l'amore, con la tenerezza e con la gentilezza che bisognerebbe avere con i bambini, soprattutto bambini che sono disabili e incapaci di fare tutto quello che gli altri bambini fanno. Mi sono arrabbiata parecchie volte, qualche volta c'è scappato anche uno scappellotto. E quello lì mi ha fatto persino dubitare della mia vocazione. Ritorno alla domanda che mi ha fatto quella, se ho mai dubitato di essere suora, no? E a un certo punto ho detto al Signore, Signore, se non mi guarisci
da questa mia, mio temperamento bollente, io smetto di essere in questa missione, faccio qualcos'altro, vado a lavorare in ufficio anche come suora, ma non permettere che io abbia a danneggiare altre persone. Non sono cose grossissime, nel senso che non è diventato uno scandalo, però sai, quando dai uno schiaffo a un bambino che magari è senza gambe e senza braccia, è una cosa terribile agli occhi di Dio, e quello è stato per me terribile, per la mia coscienza, e che mi ha fatto mettere in ginocchio a domandare, a pregare al Signore che mi togliesse questa impulsività. E mi ha aiutato a sostenere, a cambiare. Sì. Ma come dicevo prima, anche il male che vediamo in noi o negli altri non è la fine, non è un motivo per disperarci o per scoraggiarsi. Dobbiamo sempre chiedere al Signore, guariscimi, aiutami. Buongiorno. Buongiorno. Io volevo chiedere cosa ha provato la prima volta che ha visto una povertà così elevata. Cosa sta così... così grande. Ma la prima volta che ho sperimentato il tipo di povertà che... Avete capito la domanda? No, ha chiesto cosa ho provato la prima volta che ho visto una povertà così grande. Ci sono stati due momenti in cui ho sperimentato la povertà che non avevo mai conosciuto prima. Sono stati due momenti in cui ho sperimentato un tipo di povertà che non avevo mai visto prima. La prima volta è quando sono andata a Roma, nella nostra casa, dove accogliamo persone di strada. Per la maggior parte gente che si ubriaca o che ha perso un po' il valore di quello che vuol dire vivere insieme, no? E io non ero ancora suora, non ero ancora entrata, ma stavo facendo un'esperienza di una settimana per vedere se mi sarebbe piaciuto o no questa congregazione. E c'erano questi uomini che continuavano a gridare, a picchiarsi, a litigare, a insultare le suore che poverine le facevano le pulizie, li preparavano da mangiare, li aiutavano, no? E io ho detto... ma Signore, è vero che posso vedere te in queste persone, no? E questa per me è stata la povertà più grande, non la povertà di qualcuno che sta morendo o è pieno di piaghe o non ha da mangiare, ma proprio questa povertà di non sapere come comportarsi, di essere violenti, quella è una povertà enorme e mi ha sconvolto. Però il passo dopo ho detto, ma Signore, io ho fiducia in te. E lo so che mi farai incontrare il tuo volto anche in queste persone. E poi la seconda volta che invece ho incontrato una povertà che non avevo mai visto è stata quando sono arrivata nella casa di Beirut per la prima volta. E come sono entrata dalla porta, mi è venuto incontro un bambino con la sindrome di Down. Sapete cosa sono quelli che noi chiamiamo mongoloidi, no? E io non avevo mai visto un bambino mongoloide prima di allora. Sì, li ho visti da lontano, forse in fotografia. Ma questo bambino è arrivato barcollando su due piedi, correndomi incontro. La prima reazione è stata di paura. Io mi sono tirata indietro. E quello mi ha fatto vedere che anche se ero suora, anche se avevo studiato 3 anni per prepararmi a questa missione, anche se avevo... tutte le grazie e le preghiere possibili, di fronte a qualcosa che è diverso da me, la prima reazione è di impaurirmi. Poi naturalmente sono tornata indietro, ho cercato di conoscere questi ragazzini e adesso mi piacciono tantissimo i bambini Down. Sono una cosa meravigliosa. Buongiorno.
Buongiorno, altre sì, una domanda. Ma che cosa ha provato vedendo le immagini di persone che soffrivano durante la guerra? Ho già risposto, mi sembra di aver già risposto, però è la stessa risposta, la ripeto un'altra volta. Che ho provato dolore per loro e anche il mio senso di non poter fare niente. Però poi la reazione è stata, ho chiesto al Signore di intervenire. Sì. E poi il desiderio, se è possibile, di accogliere queste persone, di fare qualcosa per aiutarle. Ok, grazie. Va bene. Ilaria. Buongiorno. Nato. Buongiorno. Ma lei il motto lo vede popolato da persone cattive, quindi da cattiveria, oppure un mondo di pace e senza guerra? Lo vedo o lo vorrei? Lo vede. Lo vedo. Sai, ci sono tutte e due le realtà nel mondo, però direi che più di parlare di persone cattive, parlerei di persone ignoranti, persone che non capiscono dove sta il vero bene, dove sta la vera pace. Perché tutti, anche quelli che noi diciamo sono criminali, o criminali di guerra, un giorno sono stati bambini anche loro e forse non hanno mai avuto nessuno che gli ha insegnato cosa voleva dire volersi bene, cosa voleva dire la solidarietà, cosa voleva dire creare un mondo migliore. Grazie. Ci sono tutte e due le realtà nel mondo, non puoi dire che tutto il mondo è in pace o che tutto il mondo è in guerra. Dentro al nostro cuore abbiamo queste due realtà. Ci sono dei momenti quando io mi sento in pace, ci sono dei momenti quando c'è una guerra che va avanti dentro al mio cuore. Grazie. Ilaria. Buongiorno. No, non mi sento. Buongiorno, vorrei fare una domanda. A parte la signora che sono arrivati i cioccolati, ci sono stati altri momenti dove ho notato la presenza di cuori. Dove ho notato? Che ha notato la... Ci sono stati altri momenti in cui ha notato la presenza di Dio. La presenza di Dio, sì. Come dicevo, quasi tutti i giorni, perché veramente noi non riusciremo a fare quello che facciamo, non riusciremo a aiutare nessuno se Dio non fosse con noi e non ci aiutasse. Un'altra cosa in cui ho notato la presenza di Dio è stato durante la guerra, scusami, ma tutti gli esempi mi vengono dalla guerra. Durante la guerra in Iraq, una nostra suora era seduta che stava facendo dei conti. A un certo punto si è ricordata che aveva dimenticato un libro e si è alzata dal tavolo e è andata nell'altra stanza a prendere un libro. Mentre lei si trovava nell'altra stanza è caduta una bomba davanti al nostro cancello e una scheggia è entrata dalla finestra esattamente nel posto dove lei si trovava seduta. Se fosse rimasta seduta lì l'avrebbe colpita la testa e finito. Per cui puoi dire è un caso, ma io non credo, no? Lì sicuramente qualcuno l'ha avvertita e l'ha fatta alzare da lì. Ci sono stati dei momenti, è caduto un missile nella strada dove eravamo noi in Iraq e non è scoppiato, è rimasto lì senza scoppiare, no? Altri momenti sono momenti in cui stai facendo qualcosa che umanamente sarebbe ripugnante e invece lo facciamo con una gioia, con un entusiasmo, che sai che è Dio nel tuo cuore che ti dà questa gioia, questo entusiasmo di fare quello che facciamo. Scusate, Ilaria?
Dimmi. C'è l'intervallo adesso? No, l'intervallo è un quarto alle 11, però possiamo anche fare in modo che io esatto. Portino, esatto, e magari faccio accompagno suor Benedetta su nelle aule, così li saluta e li vede di persona e loro vedono lei. Possiamo anche farli scendere un attimo, ragazzi. Ah, sì. Va bene. Magari però adesso nel cortile qui c'è la primaria, quindi andiamo nel cortile dell'infanzia nei campi rossi. Ah, anche va bene. Allora ci possiamo ritrovare lì? Sì, ci ritroviamo lì, che li scendiamo. Io ringrazierei molto. Poi Ilaria, io ringrazierei Suor Benedetta. Spero che qui c'è un po' di fermento adesso. Sono anche stanchi. Esatto. Però ringrazierei Suor Benedetta e spero magari. No, mi viene in mente una cosa rispetto a quello che lei ha detto, che però poi magari la riprendiamo, no? Di quell'impotenza che lei sperimenta di fronte a quello che sta succedendo adesso, e che però il passo successivo è quello di chiedere, no? Proviamo a pensarci, io la butto lì. Potrebbe essere che questo chiedere sia un momento insieme una volta alla settimana, proprio per imparare questo chiedere, di ritrovarci prima dell'inizio della scuola, pensiamola, a dire una preghiera veloce prima di iniziare la giornata. Che significa quel chiedere? Perché penso che tutti noi ci sentiamo dentro questa impotenza di cui parlavo, no? E questo chiedere magari lo si può fare insieme, crescendo insieme in questa possibilità, cioè questa posizione, no? Vabbè, adesso quindi grazie a Suor Benedetta, ma ci vediamo quindi dove, Ilaria? Campi rossi facciamo? Nei campi rossi, così fuori. Così possono conoscere di persona, eh? Va bene, Ilaria, grazie. Grazie a tutti.